Ciao a tutti amici di fcinternews.it, Inter-Napoli 1-1 è finita così, un po' di delusione, mastichiamo un po' amaro, semplicemente perché ancora una volta siamo passati in vantaggio, ancora una volta abbiamo sprecato occasioni e ancora una volta avevamo la partita in mano e ci siamo fatti raggiungere nel finale. È una squadra, l'Inter, che comunque gioca un bel calcio, che però comincia a essere veramente stanca. Ha tenuto il piede sull'acceleratore fino adesso, 8 mesi in cui è andata a mille. E adesso un po' si pagano le conseguenze e dopo 60 minuti, dopo un'ora di gioco, il fisico comincia a chiedere pegno e quindi diventa difficile. Però l'Inter gioca un buon primo tempo, spreca tante occasioni da gol, bravissimo anche Meretti in un paio di occasioni. C'è da dire che l'Inter avrebbe probabilmente meritato in due episodi in area di rigore molto dubbi con Thuram, uno con Meret e uno con Rachmani, di avere almeno le revisioni del VAR che non sono arrivate, e diciamo che sul calcio d'angolo che porta al pareggio di Juan Jesus ci sono dei dubbi, perché bisogna capire che l'ultimo a toccare, Darmian si è lamentato molto perché l'ultimo tocco pareva fosse di Lorenzo, poi da quell'angolo lì è arrivato ovviamente l'1-1. Un pareggio che comunque muove la classifica, eravamo a più 16 sul Milan, siamo a più 14, rimaniamo a più 17 sulla Juve. Adesso ci andiamo a riposare un pochino, anche se poi ci saranno i nazionali che dovranno andare in giro per il mondo e quindi tanto non si riposeranno, ma qualcuno da piano rimarrà per lavorare con Inzaghi e lì potrà cercare di recuperare dalle fatiche di questo ultimo periodo bello tosto. Soprattutto i 120 minuti con l'Atletico Madrid mercoledì sera, più eliminazione annessa, si sono fatti sentire. Va bene, archiviamo, non pareggiavamo dal 2023 e siamo a metà marzo, quindi insomma la dice lunga sulla stagione dell'Inter. Nel 2024 in campionato sono arrivate solo vittorie, più quelle due di Supercoppa, più vabbè, la sconfitta con l'Atletico. Si torna a pareggiare dopo tantissime partite con Napoli, campione in carica. Lo accogliamo questo pareggio, non c'è problema, giriamo pagina. Pause per nazionale e poi ci troviamo per Inter Empoli, sempre a San Siro. Ciao ragazzi, sempre Forza Inter, amici di FC Inter News, ciao.